Metropoli TV è oggi a Grottaferrata, dove gli operatori del mercato del lunedì sono in protesta in seguito alla decisione del comune di cambiare la disposizione dei banchi per l'inizio dell'allestimento della fiera di Grottaferrata. Abbiamo sentito uno dei rappresentanti di questi esercenti e l'assessore Guerisoli. Oggi c'è stata un po' di maretta qui a Grottaferrata con voi insomma esercenti del mercato che state protestando. Qual è il problema? Il problema è che l'amministrazione comunale ci ha dislocato in punti non commerciali facendo carne da macello e usandoci come pedine da dama. Gli accordi non sono stati presi, è loro che ci avevano garantito che facevano un mercato idoneo per tutti quanti e non l'hanno fatto, come anche oggi hanno continuato a prenderci per i fondelli. Quindi adesso che cosa avete intenzione di fare? Continuare a non aprire. Ho chiesto al segretario comunale di sospendere il mercato. Noi abbiamo fatto una riunione, un'assemblea anche piuttosto vivace, dove c'erano presenti, no, il sottoscritto, c'erano presenti altri consiglieri comunali, il segretario generale del comune, la responsabile dell'ufficio. Alla fine di questa riunione abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa firmato da tutti i soggetti intervenuti, nella quale si diceva che per quanto riguardava oggi, in considerazione del limitato tempo a disposizione, si collocava diversamente i 17 banchi originariamente individuati nella seconda parte del percorso e tutti gli altri operatori andarono nei posti loro già assegnati. Allora adesso qui nasce un problema: se io ogni volta che devo convocare gli operatori del mercato convoco le associazioni di categoria e poi dei singoli operatori contestano l'operato delle associazioni di categoria, non ne usciamo più. Problemi del genere, io ricordo, insomma, ci sono più o meno sempre stati in corrispondenza dell'avvento della fiera. Sì, sì. Però non ricordo, insomma, una protesta così vivace. Ma è cambiato qualcosa rispetto agli anni passati? Quelli che loro non dicono in poco, è che loro non vogliono tornare della posizione precedente alla fiera, cioè nel piazza San Niro, ma vorrebbero tornare nella vecchia collocazione che è viale San Niro. Tenga presente che è vero che nel passato c'era viale San Niro, ma nel passato i banchi non avevano mai raggiunto il numero che hanno raggiunto con la precedente amministrazione di 180 banchi. Infatti uno dei problemi che il comune di Grottaferrata è proprio questo, quello di ridurre la dimensione del mercato settimanale. Un'altra problematica che ci hanno esposto è stata quella che oggi alcuni operatori non avevano neanche il posto però per mettersi. Questa è una problematica loro, nel senso che sono loro che sono stati chiamati al comune per scegliere e hanno rifiutato di scegliere. Adesso cerchiamo di essere corretti, basta parlare con gli uffici del commercio, gli operatori dell'ufficio commercio e le spiegheranno come c'è stato anche un incontro piuttosto vivace. Loro sono stati convocati giovedì della scorsa settimana per scegliere una diversa collocazione. Loro hanno contestato questa scelta e quindi ne è derivata questa situazione. Quindi convocheremo insieme all'assessore Elmo tutte le associazioni di quartiere e le associazioni di Grottaferrata, perché io a questo punto voglio vedere un dibattito con la popolazione per capire cosa ne pensano i cittadini di Grottaferrata del tema del mercato settimanale, della sua collocazione, della sua dimensione, del suo rapporto con il traffico, altrimenti il pur legittimo confronto con gli operatori commerciali non tiene di conto di quello che ne pensano i cittadini del comune.